Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di For the King. Siamo su Nintendo Switch, riprendiamo dove ci eravamo lasciati, cioè da questa situazione un po' disgraziata. Ho fatto meno per passare il turno, anche perché avevamo già completato le azioni del nostro ciuffo, quindi non è che dovevamo fare tanto altro. Io volevo sapere se c'è modo. Sì, si può passare anche sopra i nostri personaggi, diciamo, oltrepassare in quel modo. Anche perché dobbiamo andare a portare, ve lo ricordate, la lettera a quella famiglia di quel personaggio ex avventuriero disgraziato che non era finito esattamente benissimo. Ma più che altro, dove devo passare? Forse passare di sotto era meglio? Perché noi dobbiamo andare a Woodsmock. Credo che la quantità di caselle forse sia più o meno la stessa. Quindi per ora passiamo di qua, dai. Momentaneamente passiamo da qua. Sto vedendo che effettivamente non stanno respawnando nemici nuovi, disse lui prima di... Ah, ok, bene. Stavo per dire, disse lui prima di vedere respawnare il mondo e anche di più. Omaggia per ricevere più 12 di concentrazione. No. Oh sì. No, non mi interessa. Mi interesserebbe con ciuffo questo più 12, perché mi permetterebbe di passare di... Credo sia un livello o qualcosa del genere, perché con Gertrude. Quindi per ora con Gertrude andiamo fin qua, fino al congegno. L'avevamo già usato. Ok, saltiamo pure turno. Andiamo con Bertolda adesso, che... Tutore del re. Il livello del tuo avversario viene mostrato sopra il suo nome. Gli avversari con il simbolo dello sciame attaccano in gruppi. Perché me lo ha mostrato questa cosa? Perché mi ha mostrato... Non l'ho capita. Forse mi ha creato dei nuovi nemici, non saprei. Dammi un altro po' di movimento! Dannazione, volevo arrivare qui alla statua, è andata male. Dai che piano piano ci arriviamo lassù alla casa. Spero che non arrivi il mondo nel frattempo, quello è il mio problema. Ci stiamo spostando molto lentamente. Ci vuole un po' effettivamente per fare gli spostamenti. Del resto eravamo parecchio lontani per la verità, quindi ci può anche stare. Quella pianta piranha lassù che è molto pericolosa, mi sembra. A occhio, spero che non spawni altro. Basta ragazzi, basta far spawnare roba. Prendi l'energia. Su una targa si legge inciso il nome Apollyon Primo. Omaggia. Gli eroi di pietra rigenerano la concentrazione di un personaggio e forniscono PE, ma gli si può rendere omaggio una sola volta. Omaggiamo. Statua di ignoto, un giorno anche le tue imprese verranno celebrate, eroe. Ciuffo ha ottenuto concentrazione piena e più 12 PE. E infatti dovremmo essere passati di livello grazie a questa cosa, perché vedete c'è venuto un 1 in basso a sinistra del nostro personaggio, prima era 0. E quindi ottimo, bene così, sono soddisfazioni anche queste. Adesso, vediamo un po' di completare questa missione secondaria, spero. Non dovrei combattere, no? Casa dell'avventuriero, obiettivo della missione. Chi l'ha la lettera? Chi ha la lettera? Dannazione! Chi aveva la lettera? Non l'avevi te la lettera? Scusatemi, ma non l'aveva lei la lettera? Erba... Ma questo è tipo inventario, no? Erba dell'eremita, borsello, pietra di sicurezza. Evidentemente la lettera non l'ha lei. Questo è un piccolissimo problema. Torno un attimo indietro. Movimento più 2, addirittura. No, stai fermo. Mi si muovono quando non ce n'è bisogno. Dannazione, queste cose. Più 2 PS però, sono soddisfazioni anche queste. Bertolda, movimento con concentrazione. Sulla mappa della superficie fai clic sul pulsante. Fai clic. Premi sul pulsante concentrazione per convertire i punti concentrazione in punti movimento. Come sarebbe? Pulsante concentrazione per convertire i punti. Ok, dov'è il pulsante concentrazione? Ah, è la Y. In pratica se ora premo Y, vabbè, non le voglio sprecare qui le concentrazioni, perché mi sembra... E non ce l'ha neanche lei la lettera, dannazione. Ragazzi, ste lettere! Proprio ciuffo l'aveva la lettera. Pietra di sicurezza, libro dello studioso, pergamena del teletrasporto. Da quando è che lei ha una pergamena del teletrasporto, ragazzi? Sta cosa è veramente inquietante. Ok, ci rivediamo appena ciuffo arriverà là. Se ci arriverà vivo, perché qui sta spawnando il mondo intorno. Dai ciuffo che ci sei. Ma c'è da fare prima. Ce la facciamo a scattaiolare dietro al morsicatore della foresta? Vai così. Mi sto stancando a morte a scrivere queste cose. Agente reale, bellissimo. Eccoti qualcosa per il disturbo. Missione completata, vai così. Borsello, si può utilizzare per creare un accampamento dove tutti i membri del gruppo possono curarsi e ripristinare la propria concentrazione. Beh, questo mi sembra buono.
Anzi, ottimo direi. Addirittura. Quindi ora dovremo andare alle miniere. Che le miniere erano? Sono a 40.000 km da qua le miniere. Ci rivediamo alle miniere, ragazzi, perché ci vorrà un po' ad arrivarci. Questa impressione. Sono arrivato a questo stagno profondo, nella strada poi che ci porta a Woodsmoke, con Ciuffo. Allora, se ci immergiamo possiamo ottenere un oggetto, però ci sta anche che capiti il salta un turno. Oppure addirittura... No, la morte no, 0%. Io proverei a immergermi. E abbiamo ottenuto un oggetto, grandi così, fortunaccia spacciata. Abbiamo un più 2 all'armatura, un più 1 alla forza e meno 2 alla consapevolezza. Però abbiamo l'immunità allo stordimento. Questo sembra molto buono come oggetto, infatti me lo metto subito. C'era il rischio di rimanerci, no, perché in teoria era 0%, però era probabile anche effettivamente avere grossi problemi. Allora, è possibile guadagnare una piccola quantità di DPS e concentrazione alloggiando alla locanda. Noi abbiamo finito la concentrazione, però la meditazione mi riporterebbe a pieno la concentrazione. Quindi io farei questo, so che spendiamo 9. Però ora possiamo effettivamente avere la concentrazione a palla, cioè a 4. Mi sembra un'ottima cosa. Tanto la nostra Gertrude è passata qui oltre. Ho fatto un mezzo combattimento ed è andato un po' male. Per la verità ho fatto fuga ed è passata sotto a quel lupacchiotto. Quindi volevo andare al colpo di guardia di Caselli prima di andare alle miniere. Perché secondo me cercherò di ripristinare l'energia Gertrude, effettivamente. Fai scorrere la mappa con la levetta destra, muovendo il cursore e gli atti dello schermo. Avvicina e allontana la visuale con il grilletto sinistro e destro. Trovi tutte le opzioni nel controller del menu controlli. Ok, non ci interessa. Vediamo un po' che cos'è questa città. Corpo di guardia di Caselli. Le guardie di Caselli già da molto tempo hanno scoperto che degli occhi vigili possono proteggere in modo tanto efficace quanto delle mura spesse. Ma è sempre meglio avergli entrambi. È esatto, sempre meglio avere delle mura, sinceramente. Altrimenti uno fa la fine di Sparta. Allora, possiamo perdere. La locanda direi anche sì, una piccola quantità. Ripristinerà completamente i PS e rimuoverà le malattie. Questo è buono. Però non mi ridà la concentrazione, io spendo 11 e 11 sono tanti. Questo però è una piccola quantità di PS. Facciamo questa, vediamo un po' quanto ci rende. Piccola par di ciufoli, cioè abbiamo ripreso tutto praticamente, siamo ritornati a 45. Insomma, è tanta roba. Bertolda, tu stai ferma perché volevo aspettare Ciufolo per battere quel lupacchiotto, quindi... Ci rivediamo una volta finito questo combattimento. Se non risuccede altro, davvero alle miniere. Una schivata, un blocco. Cioè, tutto insieme è successo. È stato bellissimo, per la verità. Ignora armatura. Non ho nessun nemico con armatura, per l'appunto, stavolta. Quindi non ho nemmeno bisogno di usarlo. Meno 7, peccato per uno, non l'ho tolto di mezzo subito. Guardate che sfiga. Ma attaccano sempre Gertrude. Ma che è? Attaccate Ciuffo, perché lui tanto è immune a tutto. Allora, se passa... No! Addirittura schivato. Mamma mia, la cattiveria. E rifacciamo l'imp della valle, perché... No, ho sbagliato. Dannazione, l'ho tirata al lupo. Era inutile, con 13 toglievamo l'imp. Ok, attaccano sempre quella centrale? O è proprio una sfiga di Gertrude? Perché se no cercherò di cambiare un attimo i... Non posso cambiare la formazione, diciamo così, perché mi servirebbe. Dai che è un bel critico! Sì! Grandi! Chiamato, è arrivato il critico, proprio di qui. Ok, vai pure libera tu, perché tanto credo che in 2 turni lo togliamo di mezzo. Yes, 2 round, perché 2 turni. L'importante è averlo tolto. Hai ispezionato il corpo e hai trovato. Allora, condividi pure le monete. Usa quest'erba per ottenere 7 PE. Diamola pure a Gertrude, perché ne ha bisogno, e facciamogliela usare direttamente. Almeno vediamo un po' di farle aumentare l'esperienza. Si sa mai, magari mi passa di livello, diventa più forte, non lo so. Un permanente al danno magico? Usala subito su Bertolda. Usa quest'erba per guarire da tutte le maledizioni. Raccoglila pure te, ma non usarla. Tormento della megera. Bellissimo, tra l'altro, era. Ok. Quindi possiamo procedere da questa parte. Bene, bene. Sono soddisfazioni anche queste. Piano piano ci arriviamo, eh. Questo è un boss. Che è sta cosa? Io non la voglio. Bisontauro di livello 2. Lasciamolo lì dov'è che è meglio. Ci siamo, ragazzi. Finalmente entriamo nelle miniere.
E vediamo un po' che c'è qui in questa zona. Miniere scintillanti, 2. I minerali che si trovano qui sembrano troppo preziosi per un posto che è stato abbandonato. Allora, sotterranei. Ricorda, puoi uscire da un sotterraneo solo dopo averlo completato. Quindi, infatti, fai rifornimento in città prima di scendere. Entriamo, no? Siamo nel tutorial. Che mai ci potrà accadere di così tragico e spaventoso? Dissero loro prima di rimanerci. Bellissimi sotterranei così, mi piacciono! Ci sono due strade dopo? Questa è da vedere. Allora, come funzionano qui? Alla faccia. 14, 30, 16. Sono delle bestie però questi. Cioè, sono delle belve. Proviamo a fare... Proviamo a usare un concentrazione e togliere di mezzo questo prestigiatore d'ossa, se possibile. Ha 3 alla resistenza alla magia, quindi non mi conviene, però dopo tocca per l'appunto a lui. Dai. Grandi. Vedete, lassù in alto mi fa vedere a chi tocca dopo. Quindi ora... Grande la schivata della nostra Gertrude, mitica. Ogni tanto fa qualcosa di buono, incredibilmente. Non l'avrei mai detto, ma ogni tanto succede. Perfetto, vai ciuffo. 9, non troppo. Però ha rimasto. Se fa un perfetto lo togliamo di mezzo. Il fantasma della verana è andata. Non so che cosa volesse dire, ma va bene. Attacca pure il cubo di gelatina. Poi inizieremo a usare anche delle abilità particolari nel caso. Però però ok, quell'avvelenamento potrebbe costarmi molto. Abbiamo provocazione per attirare l'attenzione. Facciamolo. Spero abbia funzionato, obiettivamente. Ho qualcosa per curarmi dagli avvelenamenti. Rigenerare concentrazione. Guarire a tutte le maledizioni. Ma la maledizione non credo sia considerato l'avvelenamento. Quindi te lo tieni l'avvelenamento. Azione. Non credo abbia armatura. Perciò attacca pure normalmente. 7 danni li abbiamo fatti. Volevo anche riuscire a vedere se l'avvelenamento ce lo portiamo dietro anche finito il combattimento, oppure una volta finito il combattimento mi scompare. Uno status alterato che sinceramente ero molto curioso di scoprire come funzionava anche dopo. Accelerazione non mi interessa. Aumento schivata non mi interessa. Per ora attacca, che è l'unica cosa che devi fare. Ed è un gran perfetto. Che è un più 10. Ok, se lo prendi è andata. Perfetto. Bella vittoria questa, ragazzi. Complimenti. Gran vittoria. Condividiamo le monete, come sempre. Armatura più 2, resistenza più 2, talento più 2, fortuna più 2, wow. Allora, visto che lei viene attaccata costantemente, io direi di aumentargli l'armatura. Infatti mi va a più 4, quella normale, più 3 la magica. Credo voglia dire questo, il più 4 più 3. Ed è interessante. Elusione più 2, più 3 probabilità di critico, più 2 velocità. E diamogliela a lei ancora. La consapevolezza ce ne freghiamo. La sciarpa di seta. Aia. Completa i preparativi finali prima di procedere. Premi pronto quando hai terminato. Turno di ciuffo. Allora, commercio. Oggetti oro possono essere scambiati con i giocatori che si trovano nelle stanze dei sotterranei o a un esagono di distanza nella superficie. Seleziona un oggetto nell'inventario per visualizzare le opzioni di scambio. Tipo pronto. Sono pronto. Quindi no. È singolo il... ok. Trappole, ragazzi. Il percorso è singolo, intendevo. Proviamo a disarmarle con lei. Zitti tutti, che è andato. Ho sprecato tutto il tuttibile. Ma è andato e l'avvelenamento continua a funzionare. Quindi questi sono problemi. Infatti fatemi usare. Posso usare un oggetto io di quelli che ho? Tipo, se uso adesso... Cioè, qualcuno di loro mi ricordo che aveva il borsello, esatto. Ah, non lo posso usare, in questo caso. Va bene, e allora siamo pronti. E questo è un nuovo combattimento, però. È un problema. In combattimento lo posso usare il borsello, non credo. No, infatti, non me lo fa usare assolutamente. E tormento della magia, giustamente, non cura l'avvelenamento. Mi sa che va a finire male per la nostra Gertrude, ragazzi. Ho tanto l'impressione. Allora, sciamano goblin, attacchiamolo. Bene così. Meno 7 ci voleva proprio. Anche perché con lei è quasi inutile attaccarlo. No, veramente utile attaccarlo. Perché lo tolgo di mezzo a prescindere. A prescindere da un tiro schifoso della nostra Bertolda. Che fai, dannazione.
Precipitoso immagino che voglia dire che attaccheranno e faranno molto male. No, no, schiva. Sì, dodge, grande. Ah, urca. Quanti attacchi fanno? Precipitoso forse era uno status che gli dà più attacchi? Non saprei, ma mi ha fatto veramente male. Perfetto. Sì, tolto di mezzo uno. Attenzione, che qui c'è il tolto di mezzo due. Va bene. Il tolto di mezzo tre non credo funzioni. Però ci proviamo. Solo 7. È andata abbastanza male, effettivamente. Sto rischiando, lo so, non mi sto curando, ragazzi. È apposita sta cosa. Ok, bene. Critico. In un momento un po' stupido. Magari mi dà qualche cosa di energia. No, manco per sbaglio. Coltello arrugginito, più 9 danni fisici. Urca. Questa è tanta roba, però non mi serve a niente al momento. Se faccio scarta che succede? No, raccogli. Perché scartarlo comunque? Raccoglila pure tu, tanto è inutile. Da qui. Ok, calmati. Completa i preparativi finali prima di procedere. Devo cercare di capire un attimo che vuol dire questo completa i preparativi finali. Perché non è così. Oh, usa questa erba per rigenerare 15 PS. La posso... Me la puoi... No, non la posso usare? Dai, perfetto. Però anche Bertolda è messa male, diamola... maledizione. Questa cosa è tremenda. E diamola a Gertrude, dai. Finirà male. Io so... No! Senti che c'è lo scrigno. Senti che c'è... Fermi tutti, fermi tutti. Allora, con calma e per piacere. No, prendi lei. Perfetto. Usa questa. In modo da riprendere 15 di vita. Bene così. Ragazzi, poteva andare a finire veramente molto male, questa cosa. Borsello, me lo fai usare sto dannatissimo borsello? Non me lo puoi usare sto dannatissimo borsello? Va bene, d'accordo? Just a moment. Io proverei ad aprire la casa con Ciuffo. Abbiamo pieni punti vita. Proviamoci, no? Monete. 2 resistenza. Una runa sbiadita. È una runa questa. Diamola a lei. Cerchiamo di farla resistere il più possibile. Più una resistenza, più uno a danni magici. Lei allora. Ok, al più uno a danni magici. Più una resistenza, più una concentrazione massima, più una talento, più una fortuna. Lei non ha niente, diamola a lei. Sta diventando un cavallo, però è morto ormai quasi. Può rivelare l'identità di qualsiasi luogo sconosciuto. Si può anche usare. Si può usare anche per identificare le repliche. Questo è molto interessante, per la verità. Molto interessante. Ok, mi sarebbe piaciuto avere un po' di vita in più, ma. Dimmi che tocca a Ciuffo per primo. E no, non tocca a lui. Dannazione, maledizione, questo potrebbe essere un problema. Non è che posso fare molto, quindi proviamoci. Peccato non mi è venuto un perfetto. Poteva essere una buona cosa, ma è andata molto male. Dai. Mai entrassi un perfetto quando deve. Ok, ha attaccato lei, meno male. Meno male. Mi va bene anche qui. Ah, mi va bene così perché congelato addirittura. No, no, fermi tutti. Allora, proviamo a gestire la situazione. No, non proviamo a gestirla. Cerchiamo di concluderla la situazione il prima possibile. Grandi. Sapete perché ho attaccato il pipistrello? Perché era il prossimo nei turni. Toccava a lui per il prossimo round. Quindi avrebbe potuto distruggermi i miei personaggi. Sì, grandi, grandi. Fai così. Bertolda, siamo tutti con te. Sei congelata, ma ce la puoi fare. No! Ci voleva un critico, ci voleva addirittura la schivata. No! Fallito! Fallito! Fortuna sfacciatissima in questo momento. Dovrebbe essere andata. Non è detto, perché... I miei stanno facendo dei tiri schifosissimi. Ok, detto fatto. Mi hanno smentito subito i miei eroi. Grandi così. Spezzato il corpo e trovato monete d'oro. Come sempre le condividiamo. Un'ora a testa. Si sono svenati proprio questi, ok. Non abbiamo niente praticamente. Bene, bene. Non è che nel frattempo mi è arrivata roba. Tipo radice. Una radice di qualcosa. Non lo so. Anche per sbaglio. Non c'è niente proprio. Nulla. Radice d'oro. Che non me ne faccio niente. E lei cos'ha oltre a questo? Forse... No, borsa... Qui!
Allora, Barbari. Oh, ecco, perfetto. Questa è Gertrude, però. Però Bertolda è sempre. Vabbè, lascia stare Gertrude e Bertolda? Mi scoccerebbe alquanto. Quindi diamola a Bertolda un'altra volta. Bertolda sta finendo le cure, dannazione, questo è un problema. Usiamola. È ritornata a 24, è già qualcosa, però. Sai, sapete cosa? Facciamo rigenerare un po' di concentrazione a Gertrude, che comunque ci potrebbe servire. E siamo pronti. Ok, vai così. Forse se rigeneravo qualcosa anche per Bertolda era meglio. Turno di Gertrude, comprate i preparativi finali prima di procedere. Riposo di gruppo. Ah, quindi qui si può usare in questo caso. Riposiamoci allora, ragazzi, perché ho sprecato perciò la concentrazione, forse? O forse no? Non credo perché Bertolda non mi ha ripreso tutta la concentrazione, quindi ok. No, no, basta, basta, basta. Pronti, pronti. Siamo pronti per procedere dentro il dungeon, che è più lungo del previsto, a quanto pare. A quanto pare, due piani. Questi sono di livello 2, io sono ancora di livello 1. Non andrà per niente bene. L'impressione è che dovrò scappare di qui, forse. Perché presumo mi faranno un bel po' di danno. Continua lì. Che lui ha la resistenza al danno fisico, ma non quella. Aia. Al danno magico. Che diamine, però. Dannazione, attaccano sempre lei. Attaccate un po' anche lui, che intanto non lo prendete. Dannazione, che è una cosa buonissima. Vai, disintegra. Tolto di mezzo uno. Meno uno. Meno uno. Bene, bene, bene. Ottimo così. Oh, l'arciere. L'arciere. Toglimi l'arciere. Meno 7. Quindi, se lo prende bene. Ce ne siamo tolti uno. No, l'ultimo colpo. Ah, che peccato questo. Che male questo. Grande Bertolda che ha schivato. Questo era un colpo bel, di quelli belli pieni, tra l'altro. Quindi ottimo che l'abbia schivato così. No, attacca lui. Ha la riduzione di meno 4, ma in questo modo dovrei essermi assicurato la vittoria. Se lei non facesse così schifo. No, voglio un attacco solo. Lo so, ragazzi. Se avessi attaccato l'altro, molto probabilmente avrei vinto. Cioè, avrei tolto di mezzo. Però era meglio così. Mamma mia, però. Ciuffo è tremendo, Cioè, non cede di un millimetro lui. È allucinante. Ok. Vinto anche questa. Bene, perché stanno per passare di livello. Credo, forse ho un altro paio di combattimenti. Se sopravvivono, ci siamo. Arnesi necessari per aprire la maggior parte delle serrature. Bene, se magari troviamo un altro scrigno, almeno sappiamo come fare ad aprirlo senza bisogno, senza rischiare trappole, forse. O aprirlo più facilmente, non saprei. Liuto bianco. Quello che abbiamo fa 8 danni. Però questo fa il 25% di danno contro i non morti in più. E ha 1 di rigenerazione e salute. Abilità cura gruppo. Eh no, fa un po' meno danno, ragazzi, ma abilità cura gruppo. Capite bene che in questo momento l'abilità cura gruppo è la cosa più importante del mondo. E capite bene che sto per rimanerci. Questo. Ignora armatura, no? Perché tanto hanno tutti difesa magica, non fisica. Quasi tutti. Il borsaiolo no. Che è successo? Derubato nel borsello. Non va bene sta cosa! Oh, mi ha dato perfetto uguale cura. Tipo, no? Se io uso questo. Però mi deve andare bene per tutti e due e cura l'intero gruppo, quindi. Mi piacerebbe sapere di quanto lo cura l'intero gruppo. Aia! Aia! Questa era una cosa che non doveva accadere! Meno male è andata bene che ha sbagliato l'attacco, ma. Mi sa che ci sono rimasto. Sapete? Meno male, grande ciuffo. Fenomenale, addirittura con un colpo in meno. Quanto diamine d'attacco ha lui. È fantastico, è clamoroso. Togliamo subito lo sciamano goblin se possibile. O almeno cerchiamo di fargli più male possibile. Io riprovo la cura. E riprovo la cura, ragazzi. Curiamolo, ripristino. Ok, 85%. Facciamolo a Gertrude. Quanto cura? Non è che era il ripristino della concentrazione?
Io avevo letto cura, magari ho sbagliato io a premere, forse... Sicuramente ho sbagliato io a premere, ecco, di sicuro. Forse gli ho tolto lo stato infiammato, magari. Ripristino, perfetto, 56% uguale cura. Sbaglio o mi ha tolto l'attacco? Proteggi, ripristino, disperdi. In che senso disperdi? Sembra un attacco però che non è andato. Devo vedere come funziona bene quel disperdi. Lo scopriamo dopo perché adesso non sembra il caso. Hai ispezionato il corpo e hai trovato borsello. Raccoglilo, raccoglietelo ragazzi. Raccogliete un borsello. Perfetto, bene così. Importantissimo il borsello. Credo forse era quello che ci aveva fregato il tizio. Forse. Stivali di cuoio hanno tutti quelli comuni. Questo è meglio però diamolo a Gertrude. Per una volta diamolo a Bertolda, questo è il caso. Questo ha 3 consapevolezza. Non ha niente, ciuffo, diamolo a lui. Il cristallo nebuloso. Ok. Preparativi, turno di ciuffo. Dovrebbe avere un borsello lui, giusto? Addirittura 2 borselli. E non posso usarlo però, anche se è il suo turno. Mi sa che lo posso usare solamente quando arriviamo alla fine del dungeon. O del piano del dungeon, qualcosa del genere. Negozio. Ah... 15 però, dannazione. Questo è un bel problema. Acquistiamole, tutte e due. Ragazzi, mi ci vuole vita in questo caso. Per forza. Non è che ho... non ne ha più? 12, acquista. Perfetto. Voi qui che casino con questa vita. Benissimo. Passa. Ok. Tocca ai miei, giusto? Bene, curiamoli un attimo, perché qui sta andando a finire male. Tra l'altro ho notato che l'avanzamento di livello in pratica non ti fa... Ma non avevo preso... Ho sbagliato io a comprare roba per curarmi? No, ok. Cioè, perché lei non ha barbe divine? Mi sono preso 3 panacee, che mi può andare anche bene, intendiamoci, però... Va bene, allora, una prenditela tu, no. Dai a... Ah, addirittura si possono vendere gli oggetti, guardate che spettacolo. Ok, una la diamo a Gertrude, perfetto, e una la diamo a Bertolda, benissimo. Quindi, ora, mangia, perfetto, e una la mangiamo... con Bertolda. Perfetto. Ok. Almeno siamo un attimo in combattimento, diciamo così. Riusciamo a fare qualcosa. Mi sa che siamo alla fine. Porta di pietra. Grimaldelli. Armi necessarie. Arnesi necessari. Usiamolo. E ci fa aprire la porta così. Senza bisogno di rischiare niente. Alla faccia, ragazzi. Cavolo. Questo è ottimo davvero, eh. Tra l'altro in alto, guardate, mi fa vedere in che stanze siamo. Sacerdotessa del caos. Nessuno saprà mai cosa è successo qua giù. Si saprà soltanto che avete fallito nella vostra miserabile missione. Sì, calcolando quanta vita ha, sì. Andrà a finire così, in effetti. E... ok. Non credo di riuscire a fare niente, in pratica, stavolta. Bertolda. Lei... Facciamo così, attacchiamo il soldato perché lei ha resistenza alla magia, loro no. Cerchiamo di fare il nostro peggio, in questo modo. Urca, solo 4 danni, aia, sbalordito. Grande, grande Gertrude che ha resistito. Ma quindi lui può fare qualcosa adesso? Tipo, può mangiare un po' di roba? Che non ho più perché l'ho data a tutto il resto, men che per sé. Siamo al punto buono, no? Che faceva st'altro attacco, scusate? Sbalordimento. Beh, usiamolo. Se riusciamo a farlo funzionare. Bel critico da 16, più sbalordimento. È arrivato il momento di utilizzarla, sta roba. Decisamente. Ignora armatura non mi interessa al momento. Anzi, mi interessa più fare tipo il critico. Che non è entrato, ragazzi. Non sono riuscito a far entrare un critico, è clamorosa. Ce l'hai tu un po' di roba per... Perfetto. Un po' di concentrazione, almeno l'abbiamo.
ripristinata e vai. È arrivato il momento di usare gli oggetti. Ce li siamo osservati fino adesso, li abbiamo tenuti fino ad ora. Ora è arrivato il momento di utilizzarli in tutti i modi. Quindi continuiamo con questa cosa. Vai. Non mi è entrato il critico, sì che mi è entrato. È meno 9, grandi. Bertolda 1. Ok, concentrazione e schiaccialo. C'hai, soldato d'ossa. Bertolda, non finire adesso. Non mi finire adesso. Dimmi che hai una cura. Tu avevi una cura. Io te l'avevo data. Ci hai un'altra cura, dai. No. Facciamo del nostro meglio. Sì, attaccato giù. No. Grande ciuffo. Fenomenale ciuffo. Bene così. Ottimo. Ragazzi, è bestiale sto combattimento. Mi sta piacendo un sacco. Ok. Mi sto divertendo anche da matti a fare sto gioco. Allora, io ho finito tutto. Quindi fate voi. E la vittoria è arrivata. Grandi. Mamma mia. Allora, quando passano di livello però mi ricura tutto. Ma prima non l'ha fatto. Almeno non mi sembrava. Beh, comunque è andata bene lo stesso. Libro di folklore. Un rano manoscritto sull'epica storia di Firehull. Può essere usato per sbloccare dei segreti in tutta l'area. Diamo la ciuffo, che è più probabile che sopravviva, va. Panacea. Ok, diamola. Non lo so, tanto è uguale. Randello grezzo. Wow. Attenzione, che è uguale al randello grezzo che ho già. Lo raccolgo perché potrebbe servirmi. Più 10, 4 di resistenza. È una belva. Forse a darla a Bertolda era meglio. Però dai, è andata così. L'importante è che il turno di ciuffo e noi siamo pronti per procedere all'azione e vedere che succederà adesso. Perché siamo alla fine, in teoria, del tutorial. Generatore di caos. Ok. Scusate, ma era meglio non rischiare di prendere danni. Disabilità pure, al 100%. Mamma mia, se l'abbiamo rischiata. Ok. Disintegrato il generatore del caos. Finito questo tutorial di For the King, presumo. Siamo ormai alla fine. Il caos è diminuito. Abbiamo una possibilità. Meno 2 caos. Ma che diavolo? Qualunque cosa tu abbia fatto qua giù, hai disperso un enorme incantesimo su... Hai disperso un enorme incantesimo sul mare. Ok. Quella torre deve essere Haraswell, entrata per il santuario del caos. Pensavo fosse solo una leggenda. Hai scoperto la mia torre, ma non sai come raggiungerla o cosa accadrà dopo. Canaglia, arrenditi e poni fine a questa follia se non vuoi assaggiare la mia ira. Quella voce... Vai a Parid, nel regno Le Pianure Dorate, in fretta. Dria Pallor, la mia controparte, sarà lì e saprà indicarti la prossima mossa. Ok, quindi missione di gruppo, vai a Parid, Le Pianure Dorate. D'accordo. Abbiamo completato perciò questa prima parte del tutorial, di questa... in teoria, di questa prima missione che ci è stata affidata. Beh, sono soddisfatto di come è andata a finire. Qui c'è il labirinto del re. Sì, di livello 6. Lo fate voi di livello 6. Chi lo fa di livello 6? Non ce la farò mai io. Bella però questa avventura. Ok, mi sta piacendo parecchio questo gioco. Voi continuate a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete che lo porti avanti o d'altro, perché io mi ci sto infognando abbastanza. Fatemi sapere voi davvero nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social. E noi ci vediamo alla prossima.